Ciao a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi vorrei farvi un altro book tag, in particolare il The End of the Year Book Tag. Sarà un book tag un pochino particolare perché spazierà appunto in tutto l'arco dell'anno e tirerà un pochino le somme sulle letture che ho fatto durante quest'anno. Ma bando alle ciance e cominciamo subito con la prima domanda. Con quale libro hai iniziato il 2017? Allora, il primo libro che ho letto nel 2017 è stato Moshi Moshi di Banana Yoshimoto. Diciamo che mi aspettavo molto da questa scrittrice perché la mia migliore amica me ne ha parlato molto bene, a lei piace moltissimo, ho sempre letto buone recensioni e mi sembrava anche che i temi trattati potessero interessarmi. Ho deciso di iniziare con un libro abbastanza famoso, ma non troppo, e l'avevo preso ancora tanto tempo prima con le promozioni, quelle della Feltrinelli che ogni tanto fa due libri per 9,90. Avevo preso un altro libro che mi piaceva, ho detto vabbè, in associato prendo questo di Banana Yoshimoto. Però non è stata per niente una bella lettura. Diciamo che alcune parti sì erano interessanti, però altre le ho trovate veramente pesanti e anzi anche questa cosa del narrare in prima persona non mi è piaciuta. La storia è molto semplice, perché è semplicemente una ragazza e sua madre che hanno recentemente perso la figura paterna per lei e il marito per la madre e cercano di elaborare il lutto. La ragazza si trasferisce in una città più grande, in questo caso Tokyo. E la madre rimane nel paese di origine. Dopo poco, però, la madre si sente sola e va a vivere con la figlia. Il tutto ruota attorno appunto al rapporto che c'è tra questa madre e la figlia, il tutto narrato in prima persona dalla figlia. A me le storie narrate in prima persona non appassionano tanto, perciò già per me questa era una difficoltà nel leggere il libro. In più, la prosa era veramente molto molto semplice, le frasi cortissime. Pochissimi ragionamenti, sembrava quasi più un flusso degli eventi, un diario personale della protagonista, anche perché si lamentava di qualsiasi cosa le succedeva nella vita, non riusciva ad aprirsi nelle relazioni amorose perché le mancava il padre, le dava fastidio la presenza della madre, però non riusciva a dirlo alla madre. Un po' pesante. Diciamo che se le tematiche fossero state scritte in maniera più approfondita, magari invece che frase, 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 fine, frase, frase, probabilmente mi sarebbe piaciuto di più. Però diciamo che come primo approccio non è stato dei migliori e appunto non credo che leggerò altro, anche perché gli scrittori orientali non sono proprio la mia passione. Diciamo che l'unico scrittore che ad ora ho letto e di cui mi è piaciuto veramente tanto quello che ho letto è stato Murakami. E basta. Ho provato con la Yoshimoto, ma non ha fatto proprio per me. Quindi questo è stato il primo libro che ho letto nel 2017. Seconda domanda: il libro più lungo e il libro più corto che hai letto? Allora, il libro più lungo, siccome non ho memoria su queste cose, il libro più lungo che ho letto è stato. Non è proprio un libro, è stata una graphic novel di Craig Thompson, Blankets, molto molto bella. È una specie di autobiografia del personaggio, in realtà senza una specie, è un'autobiografia dell'autore che appunto scorre dall'inizio della sua vita, quindi l'infanzia, l'adolescenza e più avanti l'età adulta, e il tutto ruota attorno a questo suo amore adolescenziale con questa ragazza e a questa coperta, appunto, che dà poi il titolo all'opera Blankets. È molto, veramente molto bella, mi ha emozionato. Ho pianto per la maggior parte della lettura, è stata veramente una lettura emozionante. Ve lo consiglio molto se non lo avete ancora letto. Io per mia sfortuna non ce l'ho, visti i costi di quella graphic novel, l'ho recuperato prendendolo in biblioteca e vi consiglio di sbirciare le biblioteche delle vostre zone perché ho scoperto che le biblioteche delle mie zone sono fornitissime e avendo il prestito interbibliotecario si riesce ad avere qualsiasi cosa, perciò la maggior parte delle graphic novel io non le compro, le prendo in biblioteca.
E questo è un consiglio spassionato che vi do. Il libro più corto che ho letto, invece, è stato Un prosciutto a New York di Göran Tunström. Non so come pronunciarlo, scusatemi, ma le lingue nordiche non sono propriamente il mio forte. Ed è la storia, molto molto breve, sono 53 pagine, di questo scrittore che scappa dalla Svezia perché ha paura dell'uscita del suo libro, diciamo, e si rifugia a New York per scrivere ancora. Tutta la sua avventura a New York ruota attorno ad una semplicissima frase, cioè una brezza leggera faceva tremare le foglie dell'albero nel caldo del pomeriggio. Diciamo che è stata una bella lettura sul momento, però dimenticabile, non mi ha colpito così tanto, ma sul momento quando l'ho letto mi è piaciuto. Se avete voglia di un'oretta tranquilla, senza troppi pensieri, vi consiglio questo libro, anche perché, insomma, sono 50 pagine, cioè, in un'oretta, due lo leggete, se siete proprio con tranquillità, si legge in pochissimo tempo. Non so cosa costi perché il prezzo che c'è qui dietro è in lire e io mi ricordo l'ho preso sul libraccio, ma l'ho pagato credo 2 euro e qualcosa, quindi sì, insomma, se lo trovate usato costa così, non di più. Terza domanda. Ci sono libri che hai cominciato e non hai terminato? Allora, diciamo che l'unico libro che ho iniziato e non sono riuscita a finire è stato Notte al Circo di Angela Carter. Mi sono stupita io stessa di non essere riuscita a terminare quella lettura perché avevo letto Figlie sagge ad aprile della stessa autrice e mi era piaciuto da matti, ma veramente tantissimo. Cioè, è uno dei libri che ho preferito durante quest'anno. Però quest'altro libro non mi prendeva, cioè facevo una fatica bestiale ad andare avanti e per fortuna non l'avevo comprato, perciò non ho neanche speso dei soldi inutilmente. E altri libri no, perché ho letto cose che veramente mi interessavano, perciò non ho abbandonato niente. Diciamo che in questo periodo sto leggendo un pochino con più calma perché febbraio si avvicina, con lui anche gli esami. E quindi non ho chissà quanto tempo da dedicare alla lettura, la sera sono piuttosto stanca, perciò diciamo che ultimamente leggo libri molto brevi oppure leggo con molta molta calma. Quarta domanda: c'è qualche libro che hai iniziato e che vuoi finire entro quest'anno? Allora, il libro che ho iniziato e che voglio finire entro quest'anno è questo qui, Il secolo spezzato delle avanguardie di Philippe Daverio. Se mi seguite su Instagram e per chi non lo facesse vi lascio il link nel box informazioni. Questo è uno dei libri che sto leggendo al momento ed è uno dei libri più belli che io abbia mai letto sull'arte, perché intanto adoro Philippe Daverio e per chi non lo conoscesse è un critico d'arte, faceva un programma un po' di anni fa su Rai 3, si chiamava Passepartout, molto molto bello, fatto veramente molto bene, spaziava dall'arte moderna all'arte antica, parlava di qualsiasi cosa. Infatti gran parte della mia passione dell'arte è nata anche grazie a lui, anche grazie alla mia amata mamma che mi ha sempre portata a vedere mostre e città fin da quando ero bambina. Comunque, questo libro è uno di quelli che sto a... In realtà l'ho quasi finito, però penso di finirlo entro la fine dell'anno. È uno dei libri che... Oh mio Dio! È veramente bellissimo e in più sono riuscita a recuperarlo in formato cartaceo perché lo stavo leggendo sul Kindle e sono molto felice di averlo recuperato anche perché è bellissimo. Cioè, il... Philippe Daverio parla di, in questo libro, nello specifico, delle avanguardie artistiche dell'inizio del Novecento e prima fa un'introduzione alle avanguardie, come sono nate, il perché accosta il periodo storico ad ogni avanguardia nata nei vari paesi europei e anche oltreoceano, perché poi si sono espanse, insomma, comunque se vi interessa l'arte dovete leggerlo e oltre appunto a tutto quanto ci sono anche le foto di tutti i quadri di cui lui parla, cosa sensazionale ed è veramente bellissimo. Sembra un catalogo di una mostra e lo bramavo da tantissimo tempo questo libro. Sono molto contenta di essere riuscita a recuperarlo e di effettivamente averlo letto. Quinta domanda:
C'è un libro che hai letto quest'anno che è diventato uno dei tuoi preferiti? Allora, l'unico libro che penso che effettivamente sia diventato uno dei miei libri preferiti in assoluto è Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Non so per quale motivo io abbia vissuto fino a quest'anno senza leggerlo, perché è stata veramente una delle più belle letture che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Se non conoscete la storia, è molto semplice, è ambientata in America, a New York, negli anni 20. Gioventù spensierata, feste, sfarzo, e tra tutti questi ricchi c'è appunto Gatsby, che si sa che c'è qualcosa di strano, si sa che c'è qualcosa che non va nella sua vita, si sa che c'è qualcosa che non va in tutto ciò che si è costruito attorno a lui. E nel leggere il libro si scopre anche la decadenza di queste persone, la fatica nel vivere, la fatica dell'accettare chi effettivamente si è e il come si è, l'indifferenza e l'amore. È stata una lettura sconvolgente per me ed è uno dei libri che io mi sento di consigliarvi di più. Bellissimo. Se non lo avete ancora letto, fatelo il prima possibile. Anche in queste ultime settimane dell'anno, anche all'inizio del prossimo, perché veramente sarà qualcosa di bellissimo. Sesta e ultima domanda. C'è una nuova uscita che stai aspettando? Allora, sto aspettando in realtà come nuova uscita solamente 4321, anche perché ne ho visto parlare dappertutto e mi sto incuriosendo un sacco, vorrei un sacco leggerlo, anche perché da quello che ho capito sono quattro libri in uno e in ogni libro unito, quindi 4321, in ognuno di questi libri si parla di Ferguson e in ogni libro si ha la sua differente, sempre la sua vita, sempre lui il protagonista, però in base alle scelte che fa la vita cambia, la vita si evolve. Mi interessa un sacco, vorrei un sacco leggerlo. L'ho trovato in inglese un po' di tempo fa, tipo in edizione digitale, quindi per ebook, però non so se affrontare una lettura di 900 pagine in inglese. Ce l'ho, però non so se affrontarla, mi fa un po' paura. Ma quello è uno di quelli che sto aspettando di più. Di altre nuove uscite, in realtà l'unica cosa che vorrei un sacco, ma solo perché sono innamorata di quel libro, è l'edizione illustrata di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Oh mio Dio, l'ho vista in libreria, l'ho vista a Lucca Comics, l'ho vista dappertutto e me ne sono follemente innamorata. Vorrei un sacco quel libro, però mi rendo conto che 30 euro sono un po' tanti e mi sembra anche un pochino esoso chiedere a qualcuno di regalarmelo. Visto che il mio compleanno è tra 7 mesi, 8 mesi, quindi non avrebbe molto senso. Però queste sono le uniche due nuove uscite, tra virgolette, che mi interesserebbe un sacco leggere. Bene, le domande sono finite. Non so che altro dirvi su questo mio anno di letture. È stato un anno molto proficuo in realtà, perché non mi aspettavo di riuscire a leggere così tanto, sapendo degli impegni comunque universitari che ho, ma sono contenta di ciò che ho letto, sono contenta di come ho letto e anche sono contenta di aver iniziato questa nuova avventura del canale YouTube. So che non c'entra niente con questo tag, però vorrei ringraziare tutti quanti quelli che guardano i miei video e mi sostengono, tra virgolette. Detto ciò, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate con com'è stato il vostro anno di letture? Commentate rispondendo alle domande del tag se vi va, siete taggati tutti quanti. Detto questo, io vi saluto, un bacione enorme e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!